Abbiamo confermato la posizione che il ministro degli esteri Bonino ha espresso ieri in Parlamento, quindi una posizione di secca, netta condanna dell'utilizzo delle armi chimiche. È un crimine contro l'umanità e quindi noi chiediamo con grande forza che tutte le conseguenze e tutte ovviamente ciò che in termini di punizione, di reazione rispetto a quanto è avvenuto e a questo crimine nei confronti dell'umanità riesca effettivamente a essere messo in campo. Sapete che l'Italia, per tradizione e anche per quadro giuridico, richiede la legittimità attraverso la presenza di atti motivati e coperti dalle Nazioni Unite, quindi noi questo chiediamo. Tuttavia ribadiamo e l'abbiamo ribadito ai nostri alleati americano ed europeo una forte condivisione della condanna nei confronti di quanto è avvenuto e nei confronti del regime di Assad.